qua in Calabria, si impianta sulle sue terre, sui possedimenti suoi del fratello, e qui cominciano ad affluire contadini, artigiani, commercianti, braccianti, ex soldati dell'esercito borbonico, richiamati appunto da questo appello del cardinale Ruffo. In men che non si dica, costituisce un'armata che supera i 30.000 uomini, e allora decide di risalire la penisola. Risale la penisola e pur avendo incontrato qualche difficoltà ad Andria, a Ruvo di Puglia, a qualche altra parte, dove riesce sempre a vincere, ed anzi riesce sempre a volte riesce anche a non ingaggiare in battaglia, perché gli eserciti che gli mandano contro da Napoli, fatti di soprattutto i reparti giacobini e di collaborazionisti locali, si sciogliono come neve al sole, perché i francesi rimangono titubanti quando vedono che i napoletani, molti, gettano le armi e quindi passano dalla parte del Ruffo. Dice: ma perché? Chi era questo personaggio? Qual era il carisma di questo cardinale che non era prete, che riesce addirittura a vincere le battaglie senza neanche ingaggiare? Ma non era tanto il cardinale Ruffo quello che aveva vinto, che aveva trionfato, era la sua idea, era l'idea che aveva proposto. Lo diceva Pasquale di Prospero prima. E lo ringrazio per questo, per questa cosa che io avevo letto qualche anno fa, onestamente mi ero dimenticato. Arrivano i francesi all'Aquila, vanno a collegare, cioè che fanno? San Bernardino, A San Bernardino. San Bernardino. La Basilica di San Bernardino, lì trovano Prendono il corpo del santo e lo buttano a le terra, gli prende rompono la d'argento. testa, come dici tu, perché erano atei, erano discredenti. L'hanno fatto pure appena arrivato a San Giuliano, Sì, ma l'hanno fatto Beato dappertutto. Vincenzo, stessa Poi parleremo di quello che hanno fatto all'Alta Terra di Lavoro brevemente. E allora Ruffo che cosa pensa? Io i francesi non li posso sconfiggere sul piano militare, li devo sconfiggere sui nostri valori. Quali sono i valori della nostra gente, della nostra popolazione? Il cattolicesimo. E allora che cosa fa? Di fronte ai francesi, atei e miscredenti, che tolgono le croci dalle chiese per innalzare l'albero della libertà. L'albero della libertà era lo struppone, come lo chiamano a Napoli, no? Al di sotto di cui si mangiava, si consumava, si ballava, si faceva l'amore, ci si denudava, ballavano le prostitute. Ecco, questo era l'albero della libertà, che per loro era la croce, perché loro erano atei, erano miscredenti. E allora che fa? Capisce che il simbolo che doveva condurre alla vittoria il suo esercito, che lui chiama non a caso armata reale e cristiana, perché reale? Reale quando faceva riferimento alla monarchia borbonica, cristiana perché guardava i valori del cattolicesimo. Mettendo l'emblema della croce a capo, il vessillo dell'armata era la croce, e Ruffo partì da vinto. Ricordate quello che fece Costantino a Ponte Milvio nel 211 a.C., quando doveva Dopo Cristo. incontrare i pagani di Massenzio? Ci fu il famoso sogno, che non so poi se è vero, dice: in hoc signo vinces, gli apparve la croce. Ecco, Ruffo fa la stessa cosa. E la partita vinta. L'unico scontro feroce si ha il 13 di giugno alla periferia di Napoli, sul ponte della Maddalena, proprio lì dove si erano immolati i Lazzari nel gennaio. Lì c'è un grossissimo scontro, l'unico scontro serio. Muore il generale Wirz dei Popolani, che era quello che aveva tradito i Borboni per passare dalla parte opposta, e l'armata del cardinale Ruffo rioccupa Napoli. C'è una storiella a Napoli che non so fino a che punto sia vera, perché ancora questa deve essere un po' approfondita. I napoletani, come sappiamo, sono delle persone dall'umore, cioè, voglio dire, sono geniali a volte, no? Con le loro pensate. Che cosa fanno? Siccome San Gennaro, quando entrano i francesi, fa il miracolo, e quindi San Gennaro era giacobino, Sant'Antonio diventa borbonico. E quindi viene un po' messo da parte San Gennaro e viene innalzato Sant'Antonio. Non si sa se sia vera questa storia. Il fatto sta che il 13 di giugno vengono i borbonici, i sanfedisti, il cardinale Ruffo occupano Napoli. I francesi in gran parte erano andati via, c'erano rimasti solo alcuni contingenti delle fortezze, però pian piano poi qualche tempo dopo si arrendono, e quindi Napoli e il regno completamente viene riconquistato.
Quello che non succede dall'altra parte, ma succede nella vostra zona, come ha detto Pasquale, e anche nell'altra terra di lavoro, è questa reazione popolare. In Abruzzo e nell'altra terra di lavoro, le reazioni delle masse sanpediste è un qualcosa di straordinario. È un qualcosa, si oppongono in una maniera feroce ai giacobini, pagando un prezzo altrettanto feroce, però, perché adesso ne vedremo qualche esempio. Tornando a Napoli brevemente, Ruffo consegna a Ferdinando IV, il re, dice: io ho finito la mia opera, torna a Napoli e riprendi possesso del tuo trono. Ferdinando IV non si fida tanto perché c'erano ancora dei focolai di resistenza e non torna subito. Non torna subito anche perché qui comincia la pagina più nera e più brutta forse di questa vicenda del 99, c'è cioè il problema della restaurazione borbonica. Guardate, io già sono convinto che l'anno prossimo, nel 2019, quindi siamo 1799-2019, ci sarà una controffensiva, caro Claudio, quindi cominci a preparare dei famosi aficionados, no, della Repubblica Napoletana, che incenseranno i valori di questa pseudo-repubblica, io non riesco a capire francamente quali siano, e faranno sicuramente leva su questa restaurazione ferdinandea, che portò alla fine, alla morte di decapitazione di 99 persone. 99 persone, il primo fu l'ammiraglio Caracciolo, che venne impiccato per ordine di Nelson, e poi via via i giunti di Scodiglio fece i processi e misero a morte 99 persone, di cui 97 maschi e due donne, Eleonora Pimentel Fonseca, che era quella che qualche tempo prima scriveva Peane e poesie. Torno in parte, fu messo in galera uno soltanto di Rocca Santo Stefano, Angelo Lotti. È stato qualche mese in galera e basta. Sì, Quindi ma non torno in rientra parte, tra. uno Sì, solo. ma 97, due femmine, due donne, diciamo, la Pimentel Fonseca e poi Luisa Sanfelice, come sappiamo c'è tutta un'altra storia che col 99 c'entra un po' come i cavoli a merendere, era una donna abbastanza disinvolta, che amoreggiava con due o tre persone contemporaneamente, sono impicciati un po' gli affari, uno parlava male dell'altro, insomma alla fine è andata a finire dentro, è stata uccisa, però insomma con la politica o con i fatti del 1799 c'entra poco. Quindi 99 persone vengono a morte, vengono messe a morte Caracciolo, Eleonora Pimentel Fonseca, Pagano, Cirillo, Conforti, quella che viene chiamato l'establishment del regno di Napoli, che poi non era proprio così, perché una piccola parte della borghesia, dei pensatori, dei filosofi, dei matematici, degli scienziati si schierò con i Giacobini, la gran parte rimase al suo posto, non prese posizione. Ecco perché leggendo il libro del cuoco si capisce perché lui a un certo punto parlando del 1799 parla di rivoluzione passiva. Una rivoluzione per essere incarnata e per avere successo deve coinvolgere le masse, deve coinvolgere il popolo, ma il popolo non è stato coinvolto, anzi il popolo è stato coinvolto nella controreazione. E quindi questa è la pagina, diciamo, un po' da prendere con le molle della restaurazione ferdinandea che va contro i desiderata di Ruffo. Ruffo non avrebbe voluto questo, Ruffo avrebbe voluto usare clemenza. Purtroppo l'influsso nefasto, a mio avviso, di Nelson e dell'Inghilterra riuscì a imporsi sul volere della monarchia e quindi si adoperò invece della clemenza, si adoperò la scure. Nel frattempo i Giacobini avevano già iniziato ad abbandonare il regno di Napoli perché? Perché l'armata austro-russa di Suvarov, che stava nell'Italia settentrionale, aveva già sconfitto due volte l'esercito napoleonico, quindi Napoleone aveva bisogno di tutte le sue forze per contrastare questa coalizione che si faceva sempre più incalzante. Nel venire via, succede anche i fatti che Pasquale ha raccontato, sciamano un po' come i barbari, no? Perché ogni contingente aveva il suo generale, il suo capitano e se ne andavano seguendo una strada, generalmente seguivano due strade da Napoli, la litoranea che passava per Fondi, Terracina, e la via interna che era la consolare, quella che portava da San Germano, oggi Cassino, a Sora e poi l'Abruzzo e compagnia. Nell'attraversare questi paesi si scontravano con gli insorgenti. Guardate, io Pasquale, se ti posso dare un consiglio. Cerca di andare a consultare i libri mortuorum delle chiese,
di Torrimparte, di Antropoco, di tutta questa zona. Troverai sicuramente delle notizie inedite. Noi abbiamo fatto questo studio introduttivo, si basa soprattutto sui libri mortuorum delle chiese, e non è ancora finito perché ne stiamo trovando delle altre, ma ci sono delle notizie inedite e che ti fanno capire come le cose andavano veramente in quel periodo. Quindi se ti riesce, magari indaga se ci stanno, se sono sopravvissuti, ecco queste cose qui. Passando per i paesi venivano attaccati dagli insorgenti e i francesi si difendevano, ma si difendevano in maniera anatomica. Ad Arce, che è un piccolo comune che si trova tra San Germano e Sora, passano a più riprese, trasformano la chiesa di San Deleuterio in una stalla di cavalli, e ritorna un'altra volta il discorso degli atei e dei miscredenti. Tra le tante persone, la ventina di persone che mettono a morte, ammazzano due persone, questo l'abbiamo notato proprio nei libri mortuorum. Sono due cose che fanno veramente accapponare la pelle, perché uccidono un tale Filippo Vannucci, anni 90. Cioè, ma quale insidia poteva avere un vecchio di 90 anni che magari ci faceva neanche a camminare per i francesi? Ma c'è una cosa ancora più grave. Uccidono un bambino, forse un neonato, di cui non si conosce il nome perché il sacerdote non l'ha riportato, e io penso che non l'abbia riportato per il fatto che non era stato ancora battezzato. Però si dice che è il figlio di Luigi Cervini, e dice una cosa veramente da far accappolare la mente. Lo uccide, lo mette questo bambino ad Umbera, si trovava ad Umbera Matis, cioè mentre si trovava a prendere il latte dal seno della madre. Allora, l'anno prossimo questi signori, questi soloni che prenderanno la parola e parleranno di tutto e di più e incenseranno i valori della Repubblica Napoletana, mi devono spiegare quale bisogno c'era di uccidere ad Arci un vecchio di 90 anni e un bambino che allattava la sera della madre. Poi, se mi riescono a convincere di questo, divento già convinto pure io, però la vedo dura, insomma. Ma non è finita qui, continuando, arriva ad Isola Liri, 12 di maggio, giorno di Pentecoste. 12 maggio 1799. Arrivo ai suoi lì e sapete.